Va ora in onda 3 minuti con... Conduce Mirko Zebrone. E lui e non è lui, certo che è lui, il sex symbol della Riviera Romagnola, Simone Sabbioni, benvenuto a 3 minuti con... Ciao a tutti, eccolo. Ti ho beccato in un momento molto importante, da morto quasi. Dai, comunque sono appena finiti gli Italian Saluti che sono andati divinamente, diciamo così. Quindi non posso che essere contento della settimana passata. Adesso proiettiamo direttamente proprio tutto lo sguardo avanti e cercheremo di far bene. La prendiamo come una rampa di lancio questa, dai. È stato un campionato importantissimo, vabbè, di per sé è un campionato importante perché è quello che poi è nell'anno olimpico, quindi... il campionato in cui si dà veramente oltre il 100% di quello che si ha, però per quello che ti riguarda, vittoria sui 50 e sui 100 arrivata, vittoria, e quello che si dice in Formula 1, il giro più veloce, in questo caso il record italiano. Sì, dai, comunque i tempi mi danno molto conforto, comunque non ho finalizzato, diciamo, al 100% questa gara, ma agli europei, quindi spero di far bene agli spero di far meglio agli europei fra 3 settimane e per poi puntare tutto sull'Olimpiade. E per fortuna sono riuscito ad avere il pass sin da subito, quindi posso lavorare tranquillamente con la testa, diciamo, più rilassata. Faccio una domanda banalissima: cosa vuol dire adesso esserci a Rio? Ma guarda, bisogna ancora metabolizzare bene, perché comunque non è facile proiettarsi in un ambito, diciamo, così importante. Piano piano bisogna focalizzare cosa bisogna fare, non montarsi la testa e stare lì a lavorare. Non deve cambiare niente, diciamo, a livello tecnico e continuare a fare la propria strada. È chiaro che può esserci l'errore di pensare di dover dimostrare qualcosa a qualcuno, ma no, bisogna pensare soltanto a fare bene il proprio lavoro e poi il resto verrà da solo, come ho sempre fatto, diciamo. Dai. Faccio una domanda che ho già fatto alla tua collega Luisa Trombetti. Quante energie ha portato via questa settimana di gare tra i campionati e la Coppa Brema? Molte, molte, perché comunque il programma è intenso, anche se dura sei giorni, cioè il programma è bello intenso e bisogna stare sempre lì senza svagare e non concedersi cose che non si può, diciamo, quindi bisogna stare sempre sul pezzo al massimo delle potenzialità e non mollare un attimo. La richiesta di energia è tanto, perché comunque bisogna dare anche il massimo quando bisogna, perché ad esempio, faccio un esempio, quando c'era il 100 della mattina del martedì, quando c'era la qualifica da affrontare, e ho dovuto tirare comunque abbastanza anche al mattino, mollando alcune cose, ma bisogna tirare anche al mattino, perché proiettandosi in un livello alto come un'Olimpiade, all'Olimpiade nella mattina bisogna tirare, quindi bisogna già partire con l'allenamento di dover tirare anche la mattina alla qualificazione, perché non bisogna tralasciare niente. E adesso testa sott'acqua e road to Rio. Io ringrazio Simone Sabbioni per essere stato ospite qui a 3 minuti con. Grazie a mille. Tutti voi. Appuntamento ai nostri ascoltatori con le prossime puntate.